Non posso pagare, l'ho già detto all'avvocato Papp, non posso pagare. Che cosa devo fare? Volete che mi impicchi? Ecco qui la mia testa, strozzatemi. Ma non urlate, signor Illes, noi facciamo il nostro dovere. Doloroso dovere, signor Palla. Doloroso per voi? Quattro pignoramenti al mattino e si va a colazione, quattro sequestri al pomeriggio e si va al cinema, e l'indomani si ricomincia. Ma meglio fare il beccamorto, ve lo dico io. Ma perché ve la prendete con noi? Noi siamo degli esecutori. Rappresentiamo il mandante. La legge degli uomini è dura, signor Illes. Il nostro è il volto della legge. Ben brutta la legge se un muso come il vostro. Concludete, signor Palma, purtroppo il tempo è prezioso. Signor Illes, voi siete debitore verso la fabbrica che mi fornisce gli apparecchi radio di ben 5.000 penco. Da 2 anni non pagate nemmeno un soldo. E con che cosa devo pagare se da molti mesi qui non si vedono che avvocati e cornacchie del vostro genere? Cornacchie? Non la vogliete in Giulia, signor. E se non lo credete, domandatelo a Maria. Chi? Maria! Maria! Desiderate? Dove diavolo vi siete ficcato, Maria? Budapest ha finito la trasmissione e volevo prendere Roma. Ma che prendere, prendere? Ma per prendere sono venuti questi signori. Quando è entrato l'ultimo cliente in questo negozio? Ditelo subito. Non ricordo bene, mi sembra l'anno scorso. Sì, la primavera dell'anno scorso abbiamo venduto una radio. Lo sentite? E 2 settimane fa abbiamo venduto anche una scatola di puntine per grammofono. Beh, insomma, che cosa decidete di fare? Fatemi fallire. Ma dite alla fabbrica di apparecchi radio, all'avvocato, al mandante, al principale, a chi volete, che io, Giovanni Illes, negoziante di Budapest, di 57 anni... Che c'è, papà? Urli di nuovo. Ditegli, ditegli che avete 57 anni. Beh, dite quello che volete, perché tanto per me è lo stesso. Buongiorno. E 5.000 pengo non li pagate. 5.000 pengo? Maria, avete 5.000 pengo? 5.000 avete detto. No, tutti i biglietti d'Italia più grossi. No, andiamo, andiamo, signor Varna. Sarà colpa vostra, signor Illes, se questa settimana dovrete abbassare la Sara Ginesca. Addio. E ora cosa succederà? Che cosa succederà? L'hai sentito anche tu? Abbasseremo la Sara Ginesca. Provate voi, signor Illes, a recarvi dal direttore della fabbrica. Ci sono già stato 8 volte e non ho mai ricevuto. La segretaria mi ha detto che la pratica è stata passata al legale della ditta. E non si può discutere con questo avvocato. Discutere con l'avvocato? Ma parla sempre lui, tu sei sempre zitto. È pagato per questo? Cosa può importare al celebre avvocato Papp? Milionario? Padrone di 9 palazzi? Che un Giovanni Illes, povero negoziante di Budapest, debba chiudere il negozio? Di un po', papà. Come si chiama quell'avvocato? Cara signorina, purtroppo non dipende da me. Gli affari sono affari. Vi chiedo di mettere una buona parola, di spiegare al vostro cliente. Mio padre farà tutto il possibile per pagare. Vi prego, siate buono, avvocato. Se mi guardate con quegli occhi, per forza devo rispondere di sì. Vi prometto che farò quanto posso. Ma non so con quale risultato. Grazie, avvocato. Vostro padre deve essere un uomo molto astuto. Un buon psicologo. Meriterebbe di far fortuna. Credete? Perché? Perché? Si serve di un ambasciatore al quale non si può rispondere di no. A meno di essere un bruto. E io non sono un bruto, signorina Illes. Avete delle belle mani. Allora, avvocato, chiederete questa proroga per noi? Ah, certo. Certo. Oddio, 5.000 pengo sono una somma ragguardevole. Una somma addirittura enorme. Avanti. La carrozzeria ha mandato la fattura della nuova macchina. 15.000 pengo, avvocato. Dobbiamo pagare? Sì, preparate un assegno. Va bene. Avete ragione, avvocato. Per noi 5.000 pengo sono una somma enorme. Quando si possiede la vostra bocca basta un sorriso per farli saltare fuori. È un modo di dire. Sapete benissimo, avvocato, che non basta sorridere. Siete molto intelligente. E basterebbe che pronunciaste una paroletta piccola piccola, di 2 lettere sole, che sulle vostre labbra starebbe come un fiore. Sì, è tanto facile. Provate. Conosco un'altra paroletta piccola piccola, che sulle mie labbra starebbe altrettanto bene. Quale? No. Sono solo. Non ho nessuno. Voi sareste tutto per me. Pensateci. Lasciatemi!
Affare fatto, vi siete detto, eh? Ecco una povera ragazza sola, figlia di un uomo che sta per fallire e ha bisogno di denaro. Il ragionamento poteva essere giusto. Ma vi siete dimenticato di una cosa. E sarebbe? Che non si può comprare tutto col denaro. Che bella macchina! Fa 140 km all'ora. Sempre qui ferma. Il fidanzato l'ha già visto? È un avvocato. Non troppo giovane, ma... È una ragazza fortunata. La figlia di quel negoziante di apparecchi radio? È alla Illes, il fidanzato è il padrone di mezzo Budapest. Palazzi, case, ville. Beh, questa mi sembra bella, no? Si può sentire tutto il mondo? Certo. Volete, per esempio, il Giappone? Sì. Ecco. Questo è il Giappone? Certo. Se non si sente niente. Dormono. Russano. Oh. Ditemi un po'. Vostra figlia è contenta? Certo. Buongiorno. Buongiorno, Giovanni. Buongiorno. Signor Illes? Che c'è? Posso vendere questo apparecchio da 600 pengo per 150? Non sono di meno, però. Le vorrebbero dare 80. Venduto. Scusami, Giovanni, se ti ho fatto aspettare. Ero dalla sarta. Voglio essere elegante per uscire con te. Purtroppo non mi è possibile stasera accompagnarti. Mi è sopravvenuto un impegno molto importante. Peccato. Vuoi andare al cinema qua vicino? Ti ho preso un biglietto. C'è un film interessante. Vuoi? Grazie. Ah, dimenticavo. Ho qualche cosa d'altro. Oh, è stupenda. Grazie, Giovanni. Spero che sia di tuo gusto. Oh, sei troppo buona. Vuoi vedermi commossa? No, no, affatto. Ci mancherebbe altro. Piuttosto dopo il cinema, ti prego. Va subito a casa. E non fermarti a parlare con nessuno. Neanche se trovi qualche conoscente. Intesi? Geloso? La tua gelosia è assurda. No, è logica. Perché tu sei una bella ragazza. E io sono un avvocato che crede che col denaro... si possa comprare tutto. Non vuoi dimenticare? Dimenticherò. Sta tranquilla. Quel giorno tu hai detto una verità. E gli uomini, le verità spiacevoli, vogliono dimenticarle il più presto possibile. Non sono stato io. Preslavia. Voi? Un ingresso di platea. Esaurito, rimangono delle poltrone di galleria. Quanto costano? 2 pengo e 50. Non si va avanti. E non spingete. Io spingo. Sono gli altri che spingono. Non ho portato denari sufficienti, scusate. Prego. Avanti, avanti, tocca a voi. Che impazienza, avete un appuntamento. Con Gaeta Garbo. Una poltrona. 2 pengo e 50. Avanti, avanti. Andiamo. Una platea. Esaurito, volete una poltrona? Va, una poltrona. Un momento. Non avreste una fila più indietro? Sì. Grazie. Ma scusate, non avete pagato. Cosa? Il biglietto. Se vi ho restituito l'altro. Già. Ma non avete pagato neanche quell'altro. Ma scusate, come volete che io vi paghi un biglietto che vi ho restituito? Già. Scusatemi. Prego. Signora. Una poltrona. Subito, signore. Permesso.
Maria, presto, se no non finiremo mai questo inventario. Ecco qua, due rotoli di nastro isolante. Isolante. Due condensatori. Due condensatori. Altre quattro lampade. Quante lampade? Tre. Tre lampade. Ora passiamo alle antenne. Ecco, signori Lesch, non vi dispiace, vorrei uscire perché sono le sette. Avete un appuntamento galante? No. Ecco, i miei vecchi compagni di scuola hanno indetto un banchetto per festeggiare il decimo anno di licenza liceale. Cos'è? Avete anche la licenza liceale? Ebbene sì, signori Lesch, io non ve l'avevo mai detto perché mi vergognavo con una licenza liceale a finire dietro questo banco. Oddio, la mia spilla. No, le mie. Un momento, fa c'era. Oh, scusate, signore, conoscevate quell'uomo seduto accanto a voi, quello che è uscito durante lo spettacolo? Io non vorrei accusarlo, ma la mia spilla non può essere... La vostra spilla? Sono sparite le mie scarpe, capite? Le mie scarpe! Lo spettacolo è terminato, potete uscire. Ma io ho perduto una spilla di grande valore. E le mie scarpe! Senza spilla si può uscire, ma senza scarpe! Che tempo fa? Piove a dirotto. Ah... Torna questo mio cuore,
verso te torna sempre il mio amor. La mia vita sperduta, smarrita, senza te più speranza non ha. Cerco invano la tua voce scordare, cerco invano le carezze obbligare, i tuoi baci rivivono in me e mi chiamano verso di te. Bira? No, cogna. Lì, mandami qua la Zizi, se non è occupato. Ma con chi volete che sia occupato? Lì, ti vuole un cliente. Luigi Mali. Vuole a me? Sì. Cocco bello, come stai? Dimmi un po', Zizi, hai un fratello tu? Allora, tre fratelli. Uno certamente sarà disoccupato. No, tutti e tre sono disoccupati, maggiore più degli altri. Come sarebbe a dire? Capirai, fa il pugile. Quando non lavora non può nutrirsi bene, quando è indebolito non trova lavoro. Figurati che ieri l'ho buttata a terra io. Aspetta, ho portato qualcosa per lui. Sono belle, eh? Eh? Perché non le regali a me? Sono per i pugili. Peccato, perché se erano un pochetto più piccole me le mettevo io per quando piove. Grazie. Prego. Qui, ti porti il guardaroba presso. Sì, caro mio, la padrona della stanza mi ruba tutto quello che lascio in giro, perciò... Tassi! Tassi! Siamo fatti. Cari amici, in questa intima e cordiale riunione, dopo 10 anni, alzo il bicchiere alla salute del nostro liceo, dei nostri professori e dei miei cari colleghi di studio. E ringrazio la sorte che ci ha fatto ritrovare tutti in ottima salute e in lieta brigata. Evviva! 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 Peter Spitzer, sei rimasto il solito cretino. È una vecchia bufa, ma vince sempre. Io un po' calma, come te la passi? Non so, io sono agli esteri, missioni speciali. Ah, sì. Già, difatti era la tua aspirazione diventare diplomatico, ambasciatore. E tu? Ah, ma io ho perso un po' di tempo. Ah, già. Quante volte hai ripetuto la licenza liceale? Oh, mica molto. Ah? Tre. Ma per stato il Politecnico. Ah. E adesso? Come? Sono ingegnere. Ah. E cosa fai? Ah, cosa faccio? Dirigo le trasmissioni alla radio. E insomma, tutti e due ci siamo fatti il nostro piccolo posticino nel mondo. Ecco, ringraziamo Dio. Cosa? Bravo, bravo. Lo sai che Golda ha ereditato un vistoso patrimonio? Davvero? Ma guarda un po'. Ah, lì, ti ricordi quando lo chiamavamo Marmellata? Marmellata. Sors bona nihilant, dice il poeta. E ha ragione, anche la nostra sorte è passata nelle misteriose mani del destino. Vi dico soltanto che chi non è riuscito non si inasprisca. E colui al quale ha riso la fortuna, aiuti gli altri. Alla nostra salute.
Me l'hanno rubata. Peppino, avrei voglia di una bella bistecca. È impossibile. Sei sulla lista nera, ragazza mia. Non paghi da più di un mese. Un salciccino così posso avere. Beh, non piangere. Ti porto una riga con le cipolle. Accomodatevi, signor commissario. Oh, chi si vede? Ciao, caro Luigi. Sono lieto dell'incontro. Il piacere è tutto mio, signor commissario. Prego, accomodatevi. No, andiamo a fare due passi insieme. Una boccata d'aria. Sentite, commissario, non prendete il vostro tempo. Io in questo affare non c'entro per nulla. Già, già. Ti cerco per quella faccenduola della banca di 2 mesi fa. Non ricordi? Non mi provocate, commissario. Ma se io 2 mesi fa non ero nemmeno a Budapest. Non ti impantanare, attento a quello che dici. Non eri a Budapest? No. E dov'eri? Ero alla periferia. Vieni, figliolo, andiamo a fare 2 passi. Che fai, Gigino? Forse torno. Dio mio, perdonami. Anche se non vado a messa tutte le domeniche, aiutami lo stesso. Fa qualcosa anche per me. Grazie. E dove sono gli altri? Sono andati in locali notturni, capisci, vecchio? Con lo spumante, capisci? Ballerine e caviale, sai. Vita del gran mondo, capisci? Capisco. E tu perché non ci sei andato? Io non posso, io a casa che mi aspettano la moglie e 5 figli. Anche per questo la sentirò. E poi io, i soldi. Ma dove li pio i soldi io? Come dove? Un diplomatico? Chi è diplomatico? Tu, l'ambasciatore. Chi è l'ambasciatore? Oh, ma sei tu l'ambasciatore. Io? Ma come dici, amico? Io faccio l'usciere, ovviamente la visiera. Capisco che tu adesso mi dispesserai un poco. Ma non tutti possono essere ingegnere capo alla radio. Chi è ingegnere capo? Tu sei ingegnere. Io ingegnere capo? Chi la diresti di me cerca di equilibrarti. Io sono un bel niente, amico mio. Un bel niente. Che devo fare? Abbiamo mancato un po' la nostra vita. Con chi è laggiù, Zizi? Che ne so io. Con un signore che è venuto con un professore. Poi il professore se n'è andato, il signore si è messo a dormire e non si è più mosso. E lei che ci sta a fare? Ma quella si mette sempre accanto ai clienti che dormono. Con quelli non c'è bisogno di discorrere. Lei se ne sta lì tranquilla, loro non la mandano via e si convince ad essere una donna fatale. Dai, cominciamo a chiudere bottega. Subito, chiamo. Subito. Voi vorreste magari che io vi dessi un bacio? Sapete che faccio adesso? Mi ordino una bella bistecca perché ho una fame che non ci vedo. Non me la volete offrire? Spilorcio. Va bene, ve lo do lo stesso in bacio, avanti. Volete che facciamo colazione insieme domattina? Veramente ho molti impegni, ma potrei disdirmi perché mi siete simpatici. No, per l'amor di Dio, non vi svegliate. Tutta la sera che sto zitta, almeno parlo un po'. Mi esercito. Volete che ci diamo del tu? Ma sì, tanto a quest'ora. Ci chiude. Didi, sgombra con la tua conquista. Sgombra, non vedi come dorme, sembra Biancaneve. Ehi, signor Biancaneve? Signore! Eh no, ragazza mia, devi occupartene tu, è un tuo cliente, no? Accompagnala a casa. Accompagnala a casa, non so come si chiama, non so dove abita, dove vuoi che lo porti? Mi chiamano Mimi. Frugali nel portafoglio. Io lo porto in soffitto. Su. Questo signore appartiene a questa casa?
appartiene a questa casa. Portate dentro. Anche questa era nella vostra borsetta. Scusate, conoscete da molto tempo il mio padrone? Quando l'ho conosciuto già dormiva. A vederlo così mentre dorme, pare un uomo simpatico. È carino. Meglio che me ne vado. Non volevo piantarlo solo per la strada. Adesso per arrivare a casa mia devo fare una tirata, almeno un'ora. Perché non chiamate un taxi? Provate a indovinare, vi concedo 3 domande. Siete forse a corto di quattrini? Alla prima indovinate, eh? Ciao, cocco bello. Pronto, Giovanni. Buongiorno, cara. Come stai? Sì. La spilla? Oh, è un peccato. Sono sicura. Entrando al cinematografo l'avevo ancora. L'ho cercata dappertutto. Sì, anche in casa. Giurerei che me l'hanno rubata. Oh, Giovanni, aiutami, fa qualche cosa, ti prego. Non ho chiuso occhio in tutta la notte. Calmati, Anna. È spiacevole, ma ci sono disgrazie peggiori, no? Va bene, andrò in questura. Sì, sì. Ti aspetto più tardi a casa. Va bene. Arrivederci, cara. Demetrio! Desiderate? Cos'è quello? Una spilla, direi. E com'è che si trova qui? Forse l'avrà perduta quella persona. Quale persona? Quella che è stata qui questa notte. A far che? A portare a casa il signore. Ma per quale ragione era necessario portarmi? Perché eravate ubriaco. Oh, scusate, signore. Di un po', non era mica un signore con la barba quello che mi ha riportato a casa. Non aveva la barba. Parlava forse latino? Non lo so, signore. Posso dirvi soltanto che aveva molto rossetto alle guance. Le unghie rosse, un bel paio di gambe e... Non era lui. Infatti, non aveva l'aria di un rettore. È terribile, non mi ricordo di niente. Dunque questa spilla l'ha lasciata la persona che aveva un bel... Sì, è probabile, perché è là che ha rovesciato il suo guardaroba. C'è una grossa borsa. Accidenti, pare una bella spilla. Ed ora come faccio a restituirgliela? Non so chi sia, di dove venga e nemmeno chi faccia abbia. Se il signore permettesse. Coi gioielli non si scherza. La cosa migliore sarebbe consegnare la spilla in questura, reparto oggetti smarriti. Ma non si sa mai. Va bene, Luigi. Ammettiamo che in quella faccenda della banca tu non c'entri. Sei contento? Hai un bel vestito. Bravo, Luigi. Bel taglio. Buona stoffa. Mi darai l'indirizzo del tuo sarto. A proposito, mi sai dire come hai fatto a vivere tanto bene in questi 3 mesi? Ah, mi sono messo a scrivere. Cambiali false? No. Romanzi gialli. Li leggerò volentieri. Buongiorno, signor commissario. Sono l'avvocato Papp. Buongiorno, avvocato Papp. In che cosa posso esservi utile? Ecco, vorrei denunciare un furto. Dica pure. La mia fidanzata è andata ieri sera al cinema Metropol. Portava indosso una spilla di brillanti del valore di 10.000 pengo. Acci! Non l'avranno mica rubata. Dopo lo spettacolo la spilla era sparita. Qualcuno l'aveva rubata. Sì. No, guarda un po'.
Uno va al cinema per passare la serata. Ti avete dei sospetti su qualcuno? La signorina si ricorda chi aveva vicino? Sì, lo ricordo benissimo. La sua attenzione si è fissata su un tipo. Potreste descrivermela? Vi ripeterò quanto mi ha detto. È un uomo di mezza età, volgare, tarchiato, dall'aspetto scostante. Un momento. Lo vuoi? No, dicevo che sono tutti così. Questa dei ladruncoli del cinema è la razza peggiore che esista al mondo. Tocca roba. Avvocato, sarebbe bene che voi ritornaste con la vostra fidanzata. Le farò vedere le fotografie dei pregiudicati a piede libero. E se lo riconoscerà fra quelli, vi prometto di metterci le mani sopra in 24 ore. Va bene, signor commissario. Farò così. Arrivederci. Arrivederci. Ai, 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 ai. Beh, Luigi, che ti prende? Muoio dalla voglia di una sigaretta. Commissario, vi supplico, fatemi fumare. Senti, Mali, tira fuori quanto hai da dire. Intanto non ti mollo, ti tengo magari 6 mesi. Se parli subito, ti do da fumare. Lo sai come si usa con me. Prima sputi e poi fumi. No, io prima fumo e poi sputo. Oh, l'avvocato Palma. Oh, ciao Andrea. Buongiorno. Come va? Bene, grazie. E vostro padre? Da quando ha lasciato a voi la direzione dello stabilimento non si fa più vedere, neanche da suo avvocato. Come sta? Bene, sta in campagna. Ah, in campagna, beato lui. E voi cosa fate qui in questura? Sto cercando l'ufficio oggetti trovati. Ah, e cosa avete trovato? Oh, una storia lunga. Ieri sera ho conosciuto una bella ragazza, ci siamo divertiti un po', abbiamo ballato, bevuto, e poi a mezzanotte siamo finiti a casa mia. Bravo Andrea. E stamani quando mi sveglio mi accorgo che la ragazza ha dimenticato questo gioiello nella mia stanza. Date qua. Avete ragione. È una magnifica spilla. E ora la portate in questura perché rintracciano la proprietaria. È una storia divertente. Navigo in pieno romanzo. La donna senza nome, la compagna di mezzanotte. È strano, non mi era ancora mai capitato. Già. Ma perché state perdendo tempo qui, quando c'è il vostro avvocato? Gli avvocati sono fatti per questo. Si addossano le pratiche noiose dei loro clienti. Lasciatemi la spilla. La depositerò a vostro nome. Farò la denuncia. Vi eviterò ogni noia. Siete molto gentili. È già mezz'ora che sono qui e poi non vorrei avere delle seccature. No, non preoccupatevi. Ci penso io. Benissimo. Arrivederci, avvocato, e grazie di tutto. Scusate, avrei bisogno che veniste oggi nel mio studio. Verso le 3. Siete libero? Sono a vostra disposizione. Dovrei parlarvi di una faccenda molto interessante. Però senz'altro. Arrivederci. Una sigaretta. Vuoi fumare? No, no, prima mi fai una piccola confessione. Una cosa senza importanza. Guarda. Io aspetto. Te l'ho detto. Sono disposto ad aspettare anche 6 mesi. Insomma, cosa volete che vi dica per darmi da fumare? Raccontaci, per esempio, che cosa hai fatto ieri. Va bene, lo dirò. Del resto, quando ritornerà quel tizio, lo saprete lo stesso. Una sigaretta. Scusate. Dunque? Dunque, ieri... Quanti ne avevamo ieri? Non ha importanza, continua. No, no, a me piace essere preciso. Ieri, 17 ottobre, venerdì. 17 più venerdì, totale disgrazia. Mi sono alzato a mezzogiorno, sono andato a spasso. Ho cenato al bue grasso. Poi mi sono deciso ad andare a un cinematografo. Ho scelto il Metropol. Sono entrato senza pagare. Perché? La cassiera, è una mia vecchia conoscenza. Mi sono seduto su di una poltrona
E poi... Scusate, commissario, sono ancora qui. Venga a ritirare la denuncia per il furto della spilla. Uno sbaglio. Già, è stata ritrovata in casa. Ancora molte scuse. E arrivederci. Arrivederci. Allora ti sei seduto? Già. A destra o a sinistra? No. Né a destra, né a sinistra. In mezzo. E poi? E poi... Poi ho veduto un meraviglioso film. Andate a vederlo anche voi, commissario. Riportatelo dentro. Prego, signore. Da darti. Sei trovato il ladro? No. Sei ritrovata la spilla. Eccola. Oh. Oh, sei un mago, Giovanni. Come hai fatto? Il merito non è mio. Però devo darti un consiglio. Un'altra volta sta più attenta. Cerca di non dimenticare oggetti preziosi nelle case dei tuoi giovani amici. Specialmente quando vai a trovarli di notte e li hai conosciuti in un bar. Ma cosa dici? Sei pazzo? Basta una piccola disattenzione per compromettere i progetti più sicuri e più convenienti. Il tuo matrimonio, per esempio. Non ti capisco. Mi capisci, mi capisci, cara. Mi ringrazio per te, ma ho aperto gli occhi a tempo, grazie al cielo. E ora, signorina Illes, voi potete andare. Ci siamo detti ogni cosa. E credo sia inutile continuare. Tu sei impazzito, mi vuoi spiegare? Ancora! Oh, ma sei ostinata, sai. Vuoi sapere tutto? La spilla me l'ha consegnata con le sue mani. L'uomo che ha passato la notte con te. Ecco! Ti basta ora! È un mio amico. Non siete stata fortunata, signorina Illes. Ah, no, non siete intelligente. Dovreste sapere che con me le lacrime o le commedie non servono. Pronto? Ah, sì? Grazie. Eccovi servita. È il vostro uomo. L'ho convocato apposta così lo potrete ringraziare per la restituzione della spilla. Avrò molto piacere di parlare con questo signore. No, voi rimanete qua. Vi chiamerò io. Non avete neppure idea di quanto ora mi sembrate odioso. Buongiorno, avvocato. Buongiorno. Eccomi a vostra disposizione. A proposito, la faccenda della spilla l'avete sbrigata? Sì. E nessuno poteva sbrigarla meglio di me. Io ho potuto rendere direttamente la spilla alla proprietaria. La vostra amica misteriosa, la compagna di mezzanotte. Com'è possibile? L'avete trovata in questura? No, è stato molto più semplice. Perché quella signora è... O perlomeno era la mia fidanzata. Ma... Scherzate? No, non scherzo affatto, è la verità. Io non stato a confondervi, giovanotto. Voi non avete nessuna responsabilità. Voi non la conoscevate. E d'altronde mi accorgo... che non la conoscevo neanche io. No, è impossibile, avvocato. Io non sono stato esatto. La donna che io... Caro, è inutile negare. L'avvocato Papp è un uomo intelligente. Sa tutto. Arrivederci. Dimentichiamo qualcosa. Non avrei mai creduto che fosse. No, vi devo essere grato, anzi.
Se non fosse stato per voi, quella donna sarebbe diventata mia moglie. Mi direi subito che cosa è accaduto fra te e l'avvocato. Non urlare, papà, ti fai sentire nel negozio. Non mi importa! Dimmi, perché vi siete lasciati? Non fare domande inutili, non te lo posso dire. Senti, se vengo a sapere che quello lì, io vado da lui e gli rompo la testa. Non andrai e non farai nulla. Ah, che cosa accadrà del negozio? Il tuo fidanzato ritorna ad essere l'avvocato della fabbrica. Dimmi, è proprio una rottura definitiva? Definitiva. Senza speranza? Senza speranza. Ma... allora, ritorneranno quei signori del sequestro e abbasseremo la saracinesca. Avevo già cominciato a fare dei progetti, volevo ingrandire il negozio, fare della pubblicità sui giornali. Quest'estate volevo andare a Evez a curare la mia satica. No, su, coraggio, papà. Forse che non ci sono qua io. Sai cosa faccio? Oggi stesso vado a parlare col direttore della fabbrica. L'avessi fatto subito. E quest'estate andrai a Evez a curare la tua satica. Parola di Anna. Buongiorno, signore, buongiorno. È ritornato il rettore. Che rettore? Quello senza barba. La signorina che mi ha accompagnato ieri notte. Quella che vi ha portato a casa questa mattina. Scusate. Oh, ciao. Buongiorno, desiderate? Non mi riconosce più. Sono Zizi. Zizi? Ah sì, la Zizi del Gambero Rosso, t'ho riportata a casa sulle mie spalle ieri sera. Ma da quante donne mi sono fatta accompagnare a casa ieri sera? Anche voi? Beh, sai, se eravamo in due era meglio perché pesavi come un sacco di farina. Purtroppo ho dovuto arrangiarmi da sola, ma insomma, sono venuta a ripigliare la mia spilla. La spilla? Pretendete di averla lasciata voi qui? Non incominciamo, cocco bello, eh? Non incominciamo! Demetrio! Desiderate, signore? Di un po', Demetrio, chi è questa signorina? È quella del cocco bello. Chi? Ve l'ho già detto, signore, chi è. Allora lei che è stata qui stanotte? Perfettamente, signore. E non c'era nessun altro? C'ero io, purtroppo, signore. Oh, c'è da mattire. Ma non hai visto una bella signorina bionda? Ho capito. Qui mi si vuol mettere nel sacco come al Gambero Rosso. Mi stupisco, perché credevo che foste un vero signore. È una vergogna. Signor Servo, voi avete visto quando... Prego, io non sono il signor Servo. Insomma, Servo, avete visto quando mi è caduta la borsa? La spilla era lì dentro e saltata fuori. Dite un po', signorina, come siete venuto in possesso di quella spilla? Beh, voi non ci crederete, ma mi è proprio piovuta dal cielo. Ebbene, il cielo se l'è ripresa. Arrivederci, signorina. Come? Sentite, ho tirato fuori la spilla, vado dritta dal commissario. Ma ragazza mia, io la spilla non l'ho più. Già, ve la siete venduta, no? Il diavolo l'ha venduta. E allora ve la siete impegnata? No, nemmeno impegnata. Guardate, adesso vi scrivo un indirizzo. Avete una matita? No, io no. Il servo forse l'avrà. Ecco qua. Se la spilla è veramente vostra, questo signore ve la restituirà. E se questo signore mi domanda come l'ho avuta, che cosa gli rispondo? La verità. Ah, che mi è piovuta dal cielo, sì. Sì, sì, cara, dal cielo. Non mi piace questa storia a me. Ecco che cosa ci si guadagna a bazzicare con dei signori ubriachi. Ah! Ma sul serio quella ragazza è stata qui stanotte? Sì. Fantastico, incredibile. Ma perché allora quell'altro ha detto di essere stata lei? Servo, apri la porta, vai. È possibile che non si faccia vedere per tutto il giorno? È possibile, signorina. Ma io devo assolutamente parlargli, telefonategli a casa. Ci mancherebbe altro, è vietato. Cara signorina, fatemi il favore, siamo con l'acqua alla gola, devo assolutamente parlargli. Non posso, l'ho fatto una sola volta, a momenti perdevo il posto. Non importa, perderete magari il posto, ma avrete l'eterna gratitudine di un'intera famiglia, ci salverete. Allora perché l'ha detto? Per quale ragione? E allora come faccio a rintracciarla? Devo avvertire l'avvocato. Pa, Luigi Ernesto, Pap Giovanni Avvocato, 57836.
Pronto. Buongiorno, signor direttore. Parla Adele. Vogliate scusarmi, prego. Non vi adirate. Ci sono qui quelli della ditta Illesh, quelli di via Tokai. Quante volte vi ho detto che non voglio essere disturbato a casa? Ma non mi interessa. Questa faccenda è già passata nelle mani dell'avvocato Papp. L'avevo detto alla signorina, ma ha insistito tanto. Scusate, signor direttore. Mi ossequi. Pronto. Pronto, parla Anna Illesh. Ho già detto, se ne occupa il nostro avvocato. È a casa, non tratto affari d'ufficio. E dove allora? Mio padre è un uomo di 57 anni. È già stato qui 8 volte, non è mai riuscito a oltrepassare l'anticamera. Vi scongiuro, signor direttore, dateci una proroga. Non è nemmeno nell'interesse vostro che... Signorina Illesh, lasciate giudicare a noi quello che è o non è interesse nostro. E poi io ho bisogno del telefono, scusate, ma... Cosa? Lo dite a me? Ma signorina Illesh, siete un po' viva. Ebbene, io vi dico, chi è debitore paghi. Come? Sì, sappiatelo, un'infamia. Oddio, il mio posto. Come? Un'arpia. Dite a me. E il mio vecchio padre sarebbe un imbroglione. Mettetevi bene in mente il nome di Anna Illesh, perché è quello di una donna che vi prenderà a schiaffi. Su, coraggio, ho finito. Pronto, parla Andrea Pacay. Ah, buongiorno, avvocato. Scusate se vi disturbo, ma dopo il nostro colloquio di oggi avrei bisogno di qualche informazione su quella signorina che c'era da voi. Sì, le cose si complicano, vi dirò. No, non ditemi niente, caro. La cosa non mi interessa più. Per me è definitivamente sistemata. Il suo nome? Ah, ecco, vi ha accontentato, caro. È la figlia di un vostro cliente. Si chiama Anna Illesh. L'arpia. Dite un po', è quello il negozio Illesh dove abita una bella ragazza bionda? Sì, signore. Ecco. Addio, bellezza. Ma come, non mi riconoscete più? Eppure ieri in casa dell'avvocato Papa eravate molto più espansiva. E anche l'altra notte in casa mia, immagino. Ah, siete voi quell'amico dell'avvocata? Beh, almeno voi non crederete sul serio che io... E perché no? Qua c'è un Dio anche per gli ubriachi. E io spero proprio che questo Dio mi abbia affidato a voi l'altra notte. Lo ringrazio. Smettetela, signore. Sapete benissimo che io non ho mai messo piede in casa vostra. Peccato. Vi giuro che quando mi avete accarezzato nello studio dell'avvocato, ero proprio convinto che foste voi la mia misteriosa accompagnatrice. E non ricordavo più nulla. Beh, almeno con voi è chiarito l'equivoco. Buongiorno, signore. E un momento, ho diritto ad una piccola spiegazione. Perché avete fatto credere all'avvocato che tra me e voi l'altra sera... Non sono stata io a farglielo credere. È stato lui che mi ha accusato in un modo vergognoso. Dovevo colpire con la stessa arma per vendicarmi. Quell'uomo mi ha disgustata. Già, ma a me non avete pensato. Potevate compromettermi, rovinarmi. E se fossi sposato? E se avessi anche una fidanzata? Oh, vi prego di scusarmi. Ho agito d'impulso, senza riflettere, come se avessi ricevuto una frustata. Arrivederci, signore. E dove andate ora? Dal sellaio, qui vicino. A comprare una sella? Oh, no, no. Qualche altra cosa. Posso accompagnarvi? Se vi fa piacere. Desiderate? Un frustino. Che tipo? Forte, per un cane. Perché? Volete battere un cane con un frustino? Sì, serve per un certo cane che sta alla direzione di una fabbrica. Perché non prendete questo? È molto carino. No. No, ma guardate che questo è molto più fine. Io credo che i cani lo preferiscano. E anche il direttore della fabbrica. No, voglio questo. Quant'è? 2 tengo. Ve lo devo incartare? No, grazie, non ho tempo per scartarlo. Grazie, signorina, arrivederci. Tornate presto. Spero di no. Sto andando da questo signore. Non vorrei essere al suo posto. Arrivederci. Posso accompagnarvi e se volete vi attenderò. Nel caso commetteste un delitto è meglio allontanarsi in automobile che a piedi. Come volete. Cerco l'ufficio del direttore. Primo piano, a sinistra. Grazie. Desiderate, signor direttore? Chiunque mi cercasse, dite che oggi non vengo in ufficio, nemmeno domani.
Forse andrò a fare un viaggio. Ah. Ciao, Cocco Bello. Siete di nuovo qui? Per forza, ieri non ho potuto parlare con l'avvocato, oggi spero di trovarlo, no? Si sta alzando, vestendo. È andato lui. Ma è troppo presto per venire in uno studio. Io ancora mi devo coricare, perciò. Come, come? Non avete dormito? Cosa avete fatto tutta la notte? A voi che ve ne importa, scusate. Sentite, non mi fate troppe domande perché sto cascando dal sonno. Beh, accomodatevi. Appena viene l'avvocato, svegliatemi, mi raccomando, eh. Buongiorno, avvocato. Buongiorno. Signorina? 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 Cos'è, l'avvocato? No, non è per questo che mi ho svegliata. Volevo dirvi che adesso potete dormire tranquillamente fino alle tre. Non c'era, e ho telefonato che neppure oggi va in ufficio. Neanche con lui mi posso sfogare. Chi è questo signore maleducato? È il direttore di una fabbrica. Dove vi posso accompagnare? Ma dove volete. La vita per una ragazza povera non è cosa facile. Non dovevo fidanzarmi con l'avvocato Papp senza amarla. Non ho nessun rancore contro di lui. La colpa è mia. No, ma doveva avere maggiore fiducia in voi. Io, per esempio, non avrei mai potuto credere una cosa simile. Perché non siete nulla per me. Un estraneo. Un amico. Un amico. Ma se foste un fidanzato, un marito, avreste fatto come lui davanti alla prova, la spilla. Gli uomini super giù si equivalgono tutti. Guardate, per esempio, quell'odioso direttore della fabbrica. Ah, non pensateci più. Non vi adirate di nuovo. Gli telefono per chiedergli un favore a nome di mio padre, che è vecchio e stanco, e non si accontenta di dirmi di no. Mi insulta e dichiara che il mio povero papà è un imbroglione. Ma l'avrà detto così, senza pensarci, e senza dargli importanza. Ah, perché voi credete che si possa insultare un povero vecchio senza pensarci? No, non volevo dire questo. Ma avrà avuto delle noie quel disgraziato di direttore e delle preoccupazioni. E poi non vi aveva vista. Non se avesse potuto vedervi. E guardate qui com'è bello. Ah, sì. Vorrei che queste ore non passassero mai. L'idea di tornare a casa e di dover dire a mio padre che non c'è più nulla da fare. Fate una cosa, non tornate a casa. Ci troverete dopo, quando io avrò messo a posto questa faccenda. Vorrei tanto potervi essere utile. Ma come potete voi? Sono tanto felice di avervi conosciuta, Anna. Qua la mano. Così. Noi due uniti potremo fare grandi cose. La vostra manina mi comunica una forza e una sicurezza inaudite. Volete vedermi fondare la più grande fabbrica d'automobili? Costruire la diga più colossale? Sollevare il mondo? Non avete che da tenermi per mano. E se mi terrete per mano, comincerò subito col sistemare la faccenda di quell'odioso direttore e delle sue scassatissime radio. Sono 2 e mezzo anni e non è ancora rientrato. Non è mai successo prima di ora. Ah, prima d'ora mai. Maria. Sì. Ho paura. Di che? Ancora non lo so. Principale. Eh? Anch'io ho paura. Di che? Della stessa cosa di cui avete paura voi. Almeno sapessi dove andare a cercare. Sentite, signor English, ho un'idea. Andate dall'avvocato e cercate di sapere veramente che cosa è successo fra lui e Anna. Secondo me lì è la chiave del mistero. Sì. Oh, ho un'altra idea. Ci vengo anch'io, si chiude il negozio, non si lavora nel pomeriggio, non si consuma luce e così si guadagna qualche cosa. Sì. Quando si nasce iellati, signor commissario, vedete, per qualsiasi altro, mettersi a sedere al cinematografo vicino a una bella donnina non è una scalogna, vero? Ebbene, per me sì. Accanto a me prende posto una bella figliuola. Fatta. Come un angelo.
Tutta la mia disgrazia nasce da qui. Che hai fatto? Quello che avreste fatto voi, signor commissario. Ho aspettato che si spegnesse la luce. Poi ho allungato pian pianino una mano. Con molto tatto, vi assicuro, signor commissario, un abbraccio. Se la va, la va. La signorina ti ha lasciato andare un ceffone? No. No. La mia mano si è incontrata subito con una spilla. Qui, a questa altezza. Che disgrazia. Io allora non sapevo più se continuare la mia marcia di avvicinamento... O prendere la spilla. Ecco. Bravo. Una scelta difficile, signor commissario. La ragazza era bella. Molto bella. Ma la spilla altrettanto. Ma chi ha da fare un povero uomo? E tu che cosa hai scelto? Ha vinto il sentimento. Non pare, signor commissario, ma io sono un sentimentale. Io ho pensato che questa signora può avere un marito, un fidanzato, un innamorato. Se io allungassi le mani, se la prenderebbero a male, si offenderebbero. Mentre una spilla va, viene, si compra, si ricompra. Commissario, ho preso la spilla. Ah, e dove si trova ora? Momento. Prima finisco il sigaro. Io lo so come vanno a finire queste cose. Se parlo, addio sigaro. Avanti, parla. Dove è andata a finire questa spilla? Non lo so. Come sarebbe non lo sai? Non lo so. Io non possa più vedere la vostra faccia, signor commissario, se so dove è andata a finire. Oh. Signorina! 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 Bene. Qua. Ah, siete voi. Quanto avrò dormito? Una mezz'oretta? Mezz'oretta? Oh. 6 ore e una mezz'oretta. Oh. In questo frattempo l'avvocato ha perso 3 cause ed ora sta facendo colazione. Colazione? Sì. Che c'è per colazione? Anatre arrosto. Esistono le anatre arrosto. Perché avete appetito? Che strano, qualche volta mi viene appetito. Ah, sì? Buongiorno. Buongiorno, signor Gilles. Buongiorno, signor Elena. Prego, Maria. Ah, scusate, signor Maria. C'è l'avvocato? Accomodatevi. Prego. Ma dite un po', io non potrò mai... Signorina, sentite, voi avete fame, approfittate. Qui sotto c'è un ristorante. No, non ci andrò. Perché? No, vi concedo 3 domande per indovinare. Mi è faticoso scendere le scale. È una. Non vi piace di mangiare in ristorante? 2. Non avete denaro? Indovinato. Anna, potete pensare una cosa simile, Maria? Oh, io lo disserto, principale, però sarebbe bene parlare anche con quel tale Andrea Pacai. Desiderate? Scusate, avvocato, è la terza volta che io vengo qua. Sì, allora, scusatemi. Pronto? Sì, parla l'avvocato Papp. Come, ora in questura? Ma scusate, io ho già ritirato la denuncia, la spilla è stata ritrovata e allora... Ah, devo venire lo stesso. Ma... Va bene, signor commissario, va bene, vengo subito. Sì, ho capito, vengo subito. Beh, che cosa volete voi? Ma, avvocato mio, è la terza volta che io vengo qui. Mi dispiace, ma è un affare molto importante, non posso ascoltarvi. Ma, avvocato... Che ore sono, per favore? 4:00 precise. Buongiorno, ho telefonato alla fabbrica degli apparecchi radio. Il direttore non c'era, non andrà in ufficio per tutta la giornata. Ora io vi accompagnerò a casa sua e voi gli consegnerete questo. Che cos'è? Carta monetata, 5.000 pengoli. E a chi appartengono? E a me e a voi, Anna. Tra 5 minuti apparteranno alla fabbrica apparecchi radio. Non penserete che io voglia accettare il vostro denaro? Perché no? Non ve li regalo mica. È un prestito. Non posso accettare neanche a queste condizioni. Accidenti, che sciocco orgoglio. Sappiate che avete il dovere di accettare. Per carità, parlate piano. Avete il sacrosanto dovere di accettare. Ma pensate al negozio, al vostro vecchio padre, alla sciatica, al fallimento. Zitto. Sì, al fallimento. E se rifiuterete ancora quanto vi offro, mi metterò a urlare come se aveste tentato di avvelenarmi. Datemi la borsa. Ma dite un po', come ve li siete procurati voi? Siete così ricco da poter distribuire del denaro con tanta facilità? Io? I miliardari americani sono dei pezzenti a mio confronto. Posseggo miniere d'oro... pozzi di petrolio, piantagioni di caucciù. Ho anche un secchiello pieno di orecchini, ma non li porto perché non ho orecchie bucate. Andiamo dal direttore. Che dite? L'avete rubata voi la spilla? No, non l'ho rubata.
mi è capitata sotto mano. Descrivetemi quella signorina del cinema. Meravigliosa, bella, bionda. Io non riesco a capire come abbia scelto un fidanzato come voi. Luigi, e a chi l'avete data la spilla? L'ho messa sul tavolo della Zizi. E chi è Zizi? Come non conoscete la Zizi? Ah, avvocato, adesso l'ascolterete finalmente, eh? Ancora voi? Ma che cosa volete? Voglio la spilla. Ma come? Voi siete? Sì, sono Zizi. E siete voi che l'altra notte... Ma sì, non l'avessi mai fatto. Benissimo, vieni con me. Ma dove mi porti? Ora voi salite da questo direttore e io vi aspetto qui. Mi voglio prendere la soddisfazione di buttargli questo denaro sul viso. Pagato io l'ho, terzo atto della Traviata. Ma no, Anna, anzi dovete essere gentilissima. Gli mostrerò i denti. Sorridendo. Vedete, talvolta bisogna saper perdonare. Magari questo direttore sarà una persona simpaticissima. Non lo conoscete, lo difendete come un amico. Chissà perché. E se fosse innamorato? E se quando voi gli avete telefonato, lui, il direttore, stesse cercando una fanciulla appena intravista? Una fanciulla deliziosa, che gli aveva rapito anima, cuore, sensi, e temesse di non poterla più ritrovare. Oh, che fantasia. Non è fantasia. Talvolta la vita realizza le ipotesi più assurde. Voi non sapete... Io so che voi siete un uomo buono e generoso. E la vostra bontà vi porta a comprendere tutto e a perdonare ogni cosa. Vorrei poter imparare da voi. Siete il più delizioso degli uomini. Annunciatemi, per favore. Accomodatevi, signorina. Scusate, non si può entrare, il signor direttore non riceve. Fatemi passare, voglio entrare. Ma non riceve, ma insomma, che modi sono questi? Ma lasciateci fare. Anna. Ma allora è vero. Papà, perché sei venuto qui? Disgraziata, hai l'impudenza di chiedere. Quando mi hanno detto che tu venivi sovente in casa di quest'uomo... Io. Ma che cosa dici, papà? Questo direttore io non lo conosco nemmeno, ero venuta non per... mentire, non mentire, signorina. Passami. Andiamo via, è meglio. Il signor direttore vi aspetta. Calma, signorina. Calma, per... Voglio sapere. Signorine, signorine. Voglio sapere se mia figlia è stata qui l'altra notte. Ho il diritto di saperlo. Sì o no? Rispondete, mio padre. Cara, è inutile negare. Lo sanno tutti. Lo ammazzo! Lo ammazzo! No, signor Illesh! Calmatevi, signor Illesh. So qual è il mio dovere. Scusatemi. A quanto pare sono arrivato in ritardo. Volevate spiegare che la mia compagna di mezzanotte era... Io, Zizi, sì. Io sono Zizi. Io sono venuta in questa casa la sera che mi è caduta una spina dal cielo. Ma cosa ha da ridere quello lì? È proprio così. Mi è caduta una spina dal cielo sul mio tavolo. E adesso mi fate il favore e me la ridate perché non ho tempo da perdere. Proprio. Poi vorrei sapere che c'entro io in tutta questa faccenda. Il mio errore è stato imperdonabile. La spina non è vostra. Ma della signorina. Perché volete darla a me, se il cielo l'ha destinata a lei? Già. Lo stesso cielo che vi ha destinato ad altri. Addio, Anna, e buona fortuna.